Calciomercato Inter, le mosse di Marotta e Ausilio. Il campionato è in corso e la sessione di calciomercato estiva è terminata da qualche settimana. Nonostante questo, in casa Inter si continua a lavorare per capire come pianificare al meglio il futuro ed è in questo senso che in questi giorni stanno circolando diverse notizie relative a quelli che potrebbero essere i movimenti in tal senso. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono concentrati su alcuni nomi che abbiamo raccolto all'interno di una lista di cui tante volte vi abbiamo parlato, ma più in generale stanno lavorando sulle modalità per dare solidità alla rosa. Si partirà ovviamente dal discorso legato ai rinnovi di contratto. Quello di Lautaro Martinez, tanto per iniziare, potrebbe essere il punto centrale in tal senso. Ci sono top club pronti all'assalto e Marotta vuole evitare ogni problema. Stesso di casi per Di Marco, con cui però l'accordo dovrebbe essere trovato senza troppi problemi. Ma rispetto ai colpi in entrata, quelli veri e propri, qualche novità sta iniziando a circolare. Ecco di cosa stiamo parlando. Lo abbiamo detto tante volte. Il giusto mix è quello che serve all'Inter. Non potendo comprare ogni estate, o ogni inverno, calciatori da 60-70 milioni, c'è la necessità di fare qualcosa di importante provando a contenere i costi. Da qui, le idee spesso e volentieri a parametro zero. Ed è questa, l'ultima idea che sarebbe venuta all'Inter. Con un nuovo colpo che potrebbe arrivare a 0 euro dalla Liga. Stando a quanto viene riportato in Spagna, l'Inter avrebbe notato l'ottimo inizio di stagione di Isco con la maglia del Betis e per questo visto che il contratto in scadenza nel 2024 starebbe seriamente valutando l'ipotesi di portarlo a Milano la prossima estate offrendogli un contratto. Stiamo parlando di un calciatore di 31 anni, dunque non proprio di primo pelo. Che però, dopo aver rifiutato offerte dalla MLS e dall'Arabia, ha mostrato ancora una volta tutta la sua qualità. Marotta un tentativo vorrebbe farlo e le possibilità che il calciatore possa dire sì, da quello che ci risulta, ci sono tutte. L'Inter pensa al presente ma guarda anche già al futuro. Nel mirino un giovane fantasista argentino. Il grande avvio di stagione dell'Inter è stato macchiato solamente dalla sconfitta contro il Sassuolo del turno infrasettimanale, motivo per cui la truppa di Inzaghi dovrà ripartire al più presto già contro la Salernitana alla vigilia della prossima gara di Champions. Partite ravvicinate che non ammettono repliche per i nerazzurri, che dovranno alzare la tensione nuovamente, al netto dei recenti problemi fisici di alcuni interpreti. L'attacco è chiaramente depotenziato dall'infortunio di Marco Arnautovic, che priva l'allenatore meneghino di una scelta importante nell'ambito delle rotazioni. Intanto, al netto dei verdetti di campo, l'Inter è anche già proiettata al futuro, e pensa proprio a potenziare l'attacco, con un nome che torna in auge per il mercato di Serie A. In vista della stagione 2024-25, ritorna a fare capolino il profilo del giovane argentino Thiago Almada, fantasista di proprietà dell'Atlanta United che ha fatto benissimo in MLS. Stando a quanto evidenziato da fisheyes.net, l'Inter per la prossima annata punta a migliorare proprio la zona offensiva, e tra i calciatori che ha catturato maggiore interesse c'è proprio Almada, che sta dominando negli Stati Uniti dopo gli inizi in patria. Il classe 2001 argentino, paragonato anche a Leo Messi, ha già vinto il mondiale nel 2022, e quest'anno ha messo a referto finora 10 gol e ben 14 assist in MLS. Numeri molto intriganti per un trequartista rapido e qualitativo dalle capacità sopraffine e dall'enorme potenziale.
Come evidenziato dal portale iberico per Almada, ci sarebbe anche il benestare dello stesso Simone Inzaghi, che avrebbe dato il via libera all'eventuale arrivo dell'argentino. Nel caso sarebbe un colpo di rilievo per il club meneghino, che andrebbe ad incrementare il valore tecnico della zona offensiva, con un altro argentino dopo Lautaro Martinez, peraltro compagno di nazionale dello stesso classe 2001, che ha fatto parte della spedizione in Qatar. In passato Almada era stato anche accostato al Napoli.